Prima di iniziare il video volevo salutare Giuseppe che mi aveva chiesto nel video scorso. Un salutone e rimettiti presto. Scrivetemi qua sotto nei commenti quale altro youtuber volete vedere nei prossimi video. Quindi sotto con i commenti, vai col video e ciao! Ciao Grullai e benvenuti in questo nuovo video dei Brothers. Io sono Ricca e oggi siamo qua in compagnia di Chris Game. Bella. Allora, praticamente oggi andremo a fare una sfida un pochino particolare e andremo ad aprire un pacchetto di Sole e Luna, anzi due pacchetti di Sole e Luna, e nel primo pacchetto andremo a scegliere la fila superiore di carte, mentre nel secondo ovviamente la seconda fila, e andremo a costruire un mazzo totalmente casuale di merda. Praticamente di quindi merda. Eh sì, partiamo con il primo pacchetto e vediamo che cosa ci riserverà questo Sole e Luna. Io spero di trovare la GX nel secondo. Direi di sì, anche io. Io c'ho una carta coperta. Io se adesso anche mi una carta coperta. Allora, vediamo un po' cosa uscirà. Giro. Vada lei, vadi. Vado. Giri vado. Tutto. Un desiduario. Quello normale, che non sapevo già bene che senti urlare. Io sono un primarina. Poi diciamo a me fanno abbastanza cagare. Vediamo un po', secondo pacchetto che è quello determinante per la partita, sperando di trovare qualcosa di buono. C'ho sempre una carta coperta. Ok. Io invece ho una carta coperta anch'io. Allora, 3, 2, 1, vai. Via. Che troiaio. Ok. Che troiaio. Schifo assoluto, va bene. Un beware. Allora, caro Chris, adesso lei deve scegliere un numero da 1 a 6. Numero da 1 a 6. Facciamo 3. Allora, il 3 è un Cinchou. Ok. Che non so neanche. Non ho mai usato. Non userò mai, a parte in queste sfide del cazzo. Allora, adesso io ti dico il tuo e voglio il 4. Vuoi il 4? Ok, è un po' con... è un funghetto, non ci sta scritto il nome perché sta scritto novità sopra, merda. Va bene, abbiamo una novità, quindi la vedremo poi. Eccolo, Morellul. Ok. Che roba, io non so se... non so neanche che roba non sia. Non so, manco che esisteva. Ok, bene. Dimmi un numero da 1 a 5. Un numero da 1 a 5. Da 1 a 5, 3. Non so neanche che roba sia, però è un fiore. Un fiore di merda. Vediamo un po'. Scelgo a caso e vediamo che roba esce. Non voglio neanche vedere. Salva. Nome del mazzo di merda. Il nuovo mazzo di merda è stato salvato. Provalo. Allora, ti dico la penultima. La penultima è un bellissimo Torkoal. A differenza dei miei ci sta tantissimo. Io non so neanche quante energie, che carte ho messo. A me mi dà che erba acciaio. Normale erba acciaio, quindi non so che roba ha creato. Può partire la sfida e vi ricordo che poi sul canale di Chris ci sarà un altro video insieme, quindi andatevelo a vedere. Esatto, esatto. Vediamo un po' che mazzo abbiamo creato. Potenzialmente il gioco è scriptato a bestia. Quindi sicuramente avrà creato roba devastante sotto diversi profili tecnici. Allora, fuoco erba è normale, ci sta. E comunque di normale non so. Allora, lei la moneta. Non capisco perché ogni volta che creo un nuovo mazzo mi mette il portamazzo dei Blaziken. A me mi ha dato quello, perché sarà quello che uso di più. Madonna, madonna. Ok, praticamente io non c'ho nulla. Okay. Io non ho mai usato questo Pokémon perché ne ho uno solo. E quindi che ha fatto? Me lo ha messo. Giustamente. Non sapendo neanche le carte che ho in mano, non so neanche che tattica usare. Beh dai, inizi molto meglio di me sicuramente. Quello sì. E allora, io faccio così. Fortunel ci sta, però il tuo Blaziken mi fa un po' paura. Allora, questo che roba è? Si deve evolvere, cura questo Pokémon da 20 danni, ti hai già messo ora dei ricordi. Okay. Che non so assolutamente cosa fa, però questa gliela diamo a Sceptile. Ara dei ricordi, praticamente i Pokémon evoluti possono utilizzare le mosse anche dei Pokémon. Ah, quelle precedenti. Sì. E un po' se Misty, la bella figona, mi dà una mano. Allora, che troiaio di carte. Cosa me ne faccio di un Quilladin se non c'ho la forma prima? Prendo questa che è la meno inutile. Ah, va bene. Direi che possiamo attaccare. Sperando ti esca testa.
Ok. Va bene, classico. Che deve fare? Ottimo, meglio così. Io eh sì, c'ho anche un altro Bludgeon praticamente, ma non capisco perché mi metti i Bludgeon così a buffo. Ma vabbè, lo so io perché c'ho il mazzo d'erba. Giustamente. Giusto. Manco a dire c'ho un Elisio e te lo metto. Invece no, questo presto quanto mi fa? Fa 60 danni. Però potremo ancora reggere. Vediamo un po' se questo Pokédex. Quando... ah, ma tre carte in cima come voglio. Ok, madonna, fermi tutti, c'ho la carta che mi potrebbe risollevare la vita. Vai. Ok. Vai. Vai, Sceptile, famolo fuori. No. Questo ormai era fatto, e una carta premo ce l'andiamo a prendere, probabilmente sarà l'unica che prenderò. Poverino. Ed è un bel Pokémon. Sì, perché cazzo, c'hai quei due Blaziken che mi fanno una paura tremenda. Blaziken, si mette un po' male per te. Se ti hanno messo anche le doppie. No, le doppie purtroppo. Perché ho paura, credo, adesso a rischiare. A rischiare di fare un attacco per tentare di addormentarti. Però è rischioso perché se non esce, perdo. Perché sicuramente un'altra energia ce l'hai. A me mi fai già 60 danni. Però al turno mi dovrebbe uscire questa. Ovvero non dovrei più avere le debolezze. Ok. E quindi, già è una buona cosa. E infatti non è male. Non so perché mi ha dato l'energia acciaio, però gliela metto a Pidgeot. E potrei rischiare. E stavolta me la rischio. Uscirà a testa. Oh, no, Dio Gesù, Dio Gesù, ci sei. Cavolo. Cazzo. Ok. Vabbè, però intanto sei comunque avvelenato. E il che mi fa comodo, sì, perché ti faccio 100 e passa danni. Sì, abbastanza, però io faccio altrettanti. E in più, ogni volta che esce testa, questo attacco infligge 20 danni. Quindi 1, 2, sono già morto. 3, e 3 volte testa, 160 danni. Porco tu, ho fatto in tempo allora a mettergli il coso che levava la debolezza. Vai, vai Pidgeot, fai la merda. Diciamo che mi hai detto abbastanza bene, dai. Perché c'ho il Genesect del Team Plasma? Cosa me ne faccio? Beh, fa 100 danni quando lo carico. Vai Pidgeot, fai qualcosa. Dai Pidgeot, 80 danni. Vediamo se fai. Già, non posso fare una sigla. Minchia. Vediamo un po'. Ok, io c'ho uno Shaymin falso. Cioè, di quelli proprio finti che non serve a un caso. Volevi. Volevi, non so perché me l'hai messo. Lamentati. Ah, io però di energia lancio proprio... moneta, quindi sì. Ciao un Pidgeot, ciao. Ma guarda che culo! 4 monete. Guarda che culo! Ma io che devo fare con un Genesect adesso? Il Blaziken della vittoria, questo è. Guardalo, quanto è laido. E c'era anche un altro di Pidgeot. Sta bene questo Blaziken. All'inizio l'ho criticato e adesso invece... ma non è male, cazzo. A parte ci vuole un po' a caricarlo, eh. Io uso carte a caso perché tanto non mi serve. Poi c'hai pure Flyron, se gli metti 3 energie, senti danni fa con questo Blaziken a 2000. Ecco lì, vai Genesect in tutta la sua bellezza. Vai, tentiamo la fortuna. Vediamo un po', una. Guarda che ora ti esce. 2, 3. Guarda che ti esce almeno 3 volte. Ti esce almeno 3 volte. Sei uno schifoso, non c'è verso. Dai, forse questo è stato un po' era come voleva si dimostrare, dai, molto forte. Va bene, io avevo anche 2 Ho-Ho, uno Shaymin, un Tornadus X che non l'ho mai visto, un Chesnaught Turbo che vorrei sapere dove era. Da dove esce? 2 Venusaur di cui uno Mega e un Virizion che poteva tornarmi utile perché comunque... E poi scusatemi, Ho-Ho come lo carico se non ho le energie giuste? Cioè erba, acqua, elettro e a me sì, mi ha dato acciaio. Acciaio, erba e acqua. A me solo erba e fuoco, cioè acqua e elettrica. Cioè, solamente per l'abilità allora. Una sola volta durante il turno per attaccare se questo ha delle energie fuoco assegnate che non avevo. Quindi voglio dire, che cazzo me lo metti a fare? 2 poi. 2 carte inutili per me. 2 me ne ha messe. No, a me soltanto. Dopo di merda. Buono. Va bene ragazzi, questo video può finire qua. Vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento e di passare soprattutto sul canale di Christian per vedere... il video che andremo a registrare ora, sperando di vincere. Che sì, è giusto se vinci sul mio e io vinco sul tuo. Diciamo che questa d'accordo è stata un po' scriptata come sfida. E niente ragazzi, ci si vede prossimamente con un nuovo video. Ciao a tutti. Bella.